strada annunziata con Mino da Dorante per parlare delle coltivazioni di fave fresche, piselli, di legumi. Mino, anche quest'anno la stagione non è andata per il verso giusto? No, perché diciamo abbiamo avuto danno con la gelatura. Poi quando è arrivato quel poco di prodotto è rimasto sulle piante perché dovuto diciamo al problema che c'è attualmente con la corona qua. E allora qui non si sa come ci dobbiamo diciamo muovere, perché le spese ogni giorno diciamo camminano. E allora io un giorno ho raccolto pure 60 casse di fave, l'ho portate sul mercato e il giorno dopo il posteggiante mi ha chiamato, dice vieni prendere perché non si sono vendute, dovuto sempre a qual è il problema che c'è attualmente. Quindi ha condizionato anche diciamo l'economia, la vostra economia, sì, di agricoltori. Sì, intanto io diciamo ho sopportato delle spese, il personale, cassette, diciamo il mezzo per portarle, e qui però non si può lavorare così, perché si devono prendere dei provvedimenti, non lo so, mo chi è che deve prendere questi provvedimenti. Alla fine mi dicevi che il prodotto avete deciso di lasciarlo sulla pianta, perché sì, non valeva la pena raccoglierlo, sarebbero state maggiori le spese del ricavo. Sì, perché diciamo io sopporto delle spese, diciamo, e poi il prodotto non lo vendo, diciamo, dove devo ricavare, diciamo, i soldi per pagare il personale. A me mi conviene lasciarlo sulle piante, diciamo, perché ci guadagno pure qualche cosa, ci guadagno, va, diciamo. Nel senso che non spendi per la manodopera. Sì, diciamo, lo spendo per la manodopera. Ma c'è stata anche la gelatura che ha bruciato le piante. Abbiamo visto più in là delle piante proprio secche per la gelatura. Sì, all'inizio diciamo abbiamo avuto pure il danno non solo ai piselli, diciamo, alle fave, altre colture pure quest'anno, diciamo, purtroppo diciamo c'è stato anche questo problema, diciamo. E quindi un povero motivo, un povero altro, diciamo, qui non si riesce più, diciamo, a sostenere, diciamo, le spese, a condurre il terreno, diciamo, perché purtroppo diciamo non ci sono, diciamo, ci sono ricavi, non ci ricavi, non ci sono provvidenze dallo Stato, dalla regione. No, diciamo, uno se si vuole salvare, diciamo, si fa un'assicurazione personale, diciamo, e quantomeno ricava qualche cosa, diciamo, sempre se viene riconosciuto, diciamo, dall'assicurazione pure. E quindi io anni fa pure ho fatto delle domande, diciamo, per quanto riguarda le gelate, la grandine, ma non ho mai recepito a niente, diciamo. Va bene, grazie Mino. Grazie a voi.